Ciao a tutti, oggi voglio provare a fare un esperimento con il pannolenci, così mi gira di fare le cose col pannolenci. Allora, voglio provare a fare, come avete detto sicuramente, la sfera del drago in pannolenci. Molto, 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 davvero molto semplice. Allora, qua ho le stelline che voglio attaccare queste stelline qua. Ed è la cosa che mi preoccupa un po', attaccarle. E quindi, questo lo vediamo alla fine. Perché fare in tessuto delle stelline così piccole penso sia una cosa molto complicata. Allora, io ho trovato questo pezzettino qua di arancio che penso vada benissimo questo colore. Ok, e poi ho preso un tappo così per fare il cerchio. Ok, fin qui tutto bene. E adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare, allora, ma prima cosa ci sta? Io prendo le cose, ma... Sì, ci sta. Adesso prendiamo questo, dobbiamo farne, aiuto, esattamente due. Sì, se magari lo faccio dritto, aiuto. Ragazzi, sto facendo un danno estremo. Ok, forse l'ho fatta. Col telefono davanti ve lo dico sempre, è un'impresa. Ok, questo dovrebbe essere più semplice, forse. Allora, così. Così, così, così. Ok. Perfetto, ho fatto due cerchiolini, adesso li vado a ritagliare. Ok, ora vado subito a chiudere cos'è, un cuscinetto, sarà un antistress, non lo so. Lo chiuderò per prima. Potete benissimo decidere, come dico sempre, di incollarlo, usare ago e filo oppure la macchinetta. Adesso io pian piano vado a chiudere, poi lascio un pezzettino, ma quello lo vediamo dopo. Ok, adesso ho cucito tutto il lato e apro qui e incomincio a imbottirlo. Cioè, secondo me ci va poca roba. Anche perché l'avrei fatta tipo a mo' di cuscino. Solo che io avevo solo quel pezzettino lì arancio, quindi quando riuscirò ad andare a prendere il pannolenci arancio, farò un cuscino con la sfera del drago. O magari li faccio tutti e sette. Sarà l'unica cosa noiosa, sarà fare le 800.000 stelline. Sì, mettiamone ancora pochito. Ah, guardate che c'era qui. Ok. Ok. E adesso chiudo e poi vediamo un attimo come mettere le stelline. Quanta nebbia. Ok, l'ho chiuso. Non l'ho fatto troppo pompato, cioè troppo pieno, perché sennò già faceva le grinze adesso. Ma metti a fuoco però. Ok, suonate, non so cosa dirvi. Comunque, sta dicendo troppo pomoso perché si sarebbero formate troppe grinze. Quindi l'ho lasciato un po' più, un po' meno bomboso. Ecco. Adesso è arrivato il momento di mettere le sedine. E penso di metterne quattro. Tipo no. Allora, una. Anche perché se la facevo troppo, troppo bombata, poi anche attaccare le stelle sarebbe diventato abbastanza faticoso. Io qua ho preso l'attack, ma non so. Poi adesso metterle dritte con davanti il telefono non ci riuscirò mai. Oh. Ok, dai, io provo ad attaccarle con l'attack. Proviamo ad attaccarne una. Allora, come minimo la metterò storta. Come minimo me la sono messa sulle dita. Proviamo a metterla qui. Come minimo si attacca a me. Ok. Vediamo. L'attack mi si attacca sempre tutto addosso e mai dove deve andare. Ok, aiuto. Poi attacchiamo questa. Vediamo un po' dove metterla. Ok, poi c'è questa, le mie mani, il monte da vicino, forse qui, non su di me, non si attacca, questa non si attacca, ok, adesso attacchiamo l'ultima, che ovviamente si attacca sulle mie dita, ok.
Vediamo un po'. Ok, minimo questa sarà storta. Allora, mi sono attaccata di tappa. Beh, oddio, è bellissima! Allora, adesso lascio asciugare bene la colla. Chiudiamo l'attack prima che si secca, con quello che costa l'attack. Allora, bellissima, guardate quanto luccica! Adesso le faccio tutte e sette, poi chiamo Sharon. Allora, devo attaccare un po' le puntine di queste. Dopo con calma lo faccio. E niente, devo dire che è bellissima. Immagino farla gigante, quanto bella è. Poi ovviamente qua potete decidere se la fate un po' piccolina di farci il portachiavi, di metterci dietro la calamita, di vediamo un po' di farci quello che volete. Sono molto emozionata, mi piace tantissimo. Provate a farla anche voi perché è davvero super semplice. La parte un po' più complicata è attaccare le stelline e la parte lunga è un attimo cucire, ma se incollate ci mettete davvero pochissimo. Niente, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa sfera del drago. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!